castello di Orchidea regnava una regina di nome Alba che aveva il potere di rendere il fiume calmo. Il popolo di Orchidea era perseguitato dai coccodrilli. Uno di questi, chiamato Cocco, aveva un potere inestimabile, era molto forte e competitivo. Un giorno Cocco partì in missione per uccidere la regina. Alba non riuscì a difendersi e morì. Un indovino aveva previsto che ci fosse tra il popolo una nuova regina. Il suo nome era Perla. Cocco, diventato grande, venne a sapere che regnava questa nuova regina. Perla voleva sconfiggere Cocco, ma non aveva abbastanza potere per farlo. Allora, un sireno di nome Faustolo regalò alla regina una sacca di vento. Così, se Cocco fosse stato in grado di raggiungerla, lei sarebbe riuscita a fare un incantesimo e scappare via. La sacca di vento creava una sorta di uragano. I coccodrilli spaventati scapparono e non tornarono più. Perla, rientrando al castello, rincontrò Faustolo e se ne innamorò. Subito decisero di sposarsi e di regnare insieme abitando nel castello di Orchidea e vissero per sempre felici e contenti.